È stato incardinato un processo con rito abbreviato e con l'espletamento di una perizia psichiatrica che è stata richiesta dall'avvocato della difesa. È stata un'udienza abbastanza articolata perché era stata richiesta originariamente una perizia psichiatrica nell'ambito dell'udienza preliminare. E il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti e quindi ha rigettato in un primo momento questa richiesta. Avvocato, il rito abbreviato nell'ipotesi di un'eventuale condanna comporterà una riduzione della pena. Questo Davide ne ha racconto, insomma, ne ha presente. Questa è una scelta che veramente non, su cui la parte civile non ha alcuna valutazione, nel senso la scelta processuale attende esclusivamente alla difesa. Quindi tecnicamente, prendiamo atto. Tecnicamente, insomma, qual è la differenza tra la perizia psichiatrica nel corso dell'udienza preliminare oppure il rito abbreviato con la concessione? Non so, delle valutazioni che attengono alla necessità di effettuarla in una fase piuttosto che in un'altra, siccome nella fase dell'udienza preliminare l'eventuale rigetto non avrebbe pregiudicato la ripresentazione nella fase del rito abbreviato, così è stato. Era stata anche richiesta l'audizione di una teste, la signora Guarino, che era la titolare del panificio dove fu comprato il panino subito prima del fatto, ma il giudice ha ritenuto, ritengo assolutamente correttamente, che non vi fossero i presupposti anche in vista dell'economia del rito, che presuppone appunto la celerità del procedimento, quindi ha rigettato la richiesta di audizione. Scusate, uno alla volta. No. Avvocato, è stata contestata la premeditazione? In apertura d'udienza il pubblico ministero ha contestato l'aggravante della premeditazione che non era stata contestata originariamente. Su questa questione è una scelta della procura e quindi nessuna parte ovviamente. Che reazione ha avuto il suo assistito? L'ho già detto, nessuna, abbiamo assistito all'udienza. Veronica? Ma per noi è importante arrivare a un accertamento del fatto, comunque sia, abbiamo sempre detto. Mi pare che, insomma, devo dire, ci stiamo arrivando poco a poco. Non so veramente a questo punto cosa manchi per il completamento totale, per la ricostruzione totale della vicenda, però ci siamo, insomma. Davide quasi. Cosa chiede, diciamo? No, Davide chiede che venga appunto chiarito bene anche l'ultimo passaggio che manca, cioè questo del fatto di cui al capo A, perché finora la signora ovviamente ha limitato il suo ricordo alla seconda fase. Il prossimo potente è il 14, però devono essere individuati i periti, quindi è una data aleatoria, nel senso che il giudice potrebbe, già messo a verbale, che potrebbe anticiparlo o posticiparlo in base alla disponibilità di tutti. Avvocato, lei ha chiesto la perizia psichiatrica, ha insistito su questo fatto, argomentando tra l'altro per un'ora alcune posizioni. Quali sono? Abbiamo argomentato, abbiamo fatto rilevare delle anomalie comportamentali della Panarelli, abbiamo rilevato ciò che, diciamo, 10 mesi di indagini ci hanno proposto, e quindi anomalie comportamentali ad ampio spettro che hanno portato correttamente il giudice ad assumere questa decisione e a non rigettare la nostra richiesta di abbreviato condizionale. L'avevamo fatta prima in udienza preliminare e avrebbe comportato una valutazione di natura diversa, perché l'udienza preliminare è l'udienza filtro, quindi, diciamo, è previsto sia l'incidente probatorio sia l'integrazione probatoria dal nostro codice di rito, ma il giudice si è orientato nel senso che in quel momento, ai fini di una sentenza di non luogo a procedere, non era opportuno concedere la perizia psichiatrica. Dalla stessa ordinanza del giudice si comprendeva però che una richiesta di abbreviato condizionato poteva trovare ingresso, e quindi ci siamo orientati su questo. Sono degli step che avevamo già comportato l'imputata e secondo quello che era la nostra volontà. Tornata utile, diciamo, sotto il profilo della richiesta di perizia psichiatrica, perché ovviamente se c'è una premeditazione ci deve essere un movente forte per una madre che uccide un figlio. E dagli atti processuali, francamente, fino a questo momento, questo movente forte secondo me non c'è, dico, fermo restando che le valutazioni che avrà potuto fare la pubblica accusa sono valutazioni diverse rispetto a quello che fa la difesa. Però riteniamo che, ecco, non parlo di assist, ma certamente è una, comunque una contestazione di un aggravante, ma sotto il profilo della richiesta mi ha favorito nell'argomentare la richiesta di abbreviato condizionato di una perizia psichiatrica. Perché se che potrebbe andare bene sia per la difesa sia per l'accusa,
quanto voi capirete che uno stato di eventuale incapacità totale o parziale di volere cambierebbe completamente lo scenario, a prescindere dal fatto che sotto il profilo della contestazione dell'omicidio noi abbiamo una nostra linea difensiva, che è quella di contestare il fatto sotto il profilo del reato contestato al capo B, cioè l'occultamento del cadavere. Su questo non ci sono perché la signora Panarello lo ha confessato, come tutti sappiamo, però ha confessato un reato dicendosi assolutamente estranea all'altro, che è quello principale, tant'è che io la mia prima richiesta di perizia psichiatrica era finalizzata solo al capo B della liberazione, non estendibile al capo A, per il quale ci siamo riservati di scuola.